Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video parleremo di Solker, le principali caratteristiche, come funziona e le principali fonti e informazioni di Solker a livello del mercato. Quindi Solker è una piattaforma globale riguardante la sanità. A che si riferisce? I principali clienti di Solker sono delle assicurazioni, le aziende a livello generale, gli amministratori, le agenzie del governo, i datori di lavoro e anche delle cliniche, delle organizzazioni su forma di cliniche. Quindi, qual è l'obiettivo, qual è lo scopo di questa piattaforma? Lo scopo di Solker è di migliorare l'accesso alle cure, di amministrare l'assistenza sanitaria in modo più efficace, di riuscire a pagare i fornitori per i risultati in modo accurato e puntuale e ugualmente di ridurre i costi e di migliorare i risultati. Questo è ciò che riguarda a livello generale. Per quanto riguarda delle informazioni sulla piattaforma, questa piattaforma è appositamente progettata per l'assistenza sanitaria. Utilizzando la tecnologia della blockchain, hanno potuto costruire una piattaforma sanitaria a partire veramente da zero. Questa piattaforma ha cinque componenti chiavi. Abbiamo il Care Wallet. Il Care Wallet è un amministratore sanitario personalizzato per individui e fornitori. Abbiamo la Care Cards, sono applicazioni create appositamente all'interno del Care Wallet è il portafoglio, che si adattano alle esigenze specifiche di un individuo o di un fornitore. Poi abbiamo il Care Coin, è uno strumento intelligente, un smart, che è stato programmabile utilizzato per pagare i fornitori. Poi il quarto elemento è il Care Protocol. Il Care Protocol è un sistema che collega e sincronizza portafogli, carte e denaro tra gli utenti. E infine abbiamo il Care Vault. Il Care Vault è un organizer sicuro per i dati con accesso gestito. Poi adesso qui possiamo vedere un po' come funziona la piattaforma. La piattaforma è stata costruita a partire da tre network. Abbiamo il Benefit Network, la rete clinica e la rete finanziaria. E queste reti possono essere utilizzate su tre piattaforme sono esistenti. È esistente la piattaforma per gli amministratori, che è utilizzata per tutto ciò che riguarda gli appuntamenti, le iscrizioni, le fatture e i pagamenti. C'è una piattaforma per i medici, nella quale ci sono tutte le gestioni delle malattie croniche, tutto ciò che riguarda la cura e la prevenzione, l'assistenza e i controlli e ugualmente tutto ciò che riguarda l'evaluazione della qualità. Poi abbiamo una piattaforma per i pazienti, che riguarda gli appuntamenti, la gestione delle prescrizioni, degli appuntamenti, tutto ciò che riguarda anche in caso di bisogno dei reclami. In questa piccola parte si parla un po' di cosa dicono i clienti sul Solfcare. L'Arizona Care Network ha utilizzato Solfcare e Care Wallet per i medici e ha cercato di cambiare un po' il modo di fornire e gestire l'assistenza ai pazienti. Questa organizzazione sanitaria responsabile è gestita da medici e che ha potuto ridurre il costo e migliorare i risultati dei pazienti utilizzando Care Wallet. E inoltre nell'aprile 2019 la CN ha vinto un premio per dell'innovazione per l'implementazione di Solfcare e Care Wallet per i fisici. Qui c'è una citazione di dottor David, nella quale dice che Solfcare è un vero innovatore nel settore dell'amministrazione sanitaria e dei pagamenti. Dottor David Hancom è il CEO dell'Arizona Care Network.
Poi qui, se siete interessati, potete avere accesso al video che spiega un po' di più di cosa si tratta. Inoltre c'è la possibilità di poter acquistare un libro riguardante soccer. E per quanto riguarda, adesso passiamo un po' a ciò che riguarda un po' più i dati della criptovaluta. Oggi il prezzo di oggi è dello 0,083 euro, c'è stata una crescita dello 0,65%. Per quanto riguarda le principali informazioni, le possiamo vedere in questa tabella. Il ROI Solve è abbastanza negativo, è del meno 30,91%. Il valore più alto mai registrato è stato registrato il 5 giugno 2019, un valore di 0,47 euro, e il valore più basso di sempre è stato registrato il 13 marzo 2020, è stato dello 0,028 euro. Qui abbiamo anche un grafico che ci illustra le informazioni dal 5 febbraio 2019 al 22 ottobre 2020, e possiamo dire che ultimamente le fluttuazioni sono leggermente costanti, anche se continuiamo a vedere che ci sono degli alti e bassi, soprattutto a livello del prezzo BTC, Bitcoin, rispetto all'euro è inferiore, c'è una leggera riduzione. E quindi questo è ciò che riguarda tutte le caratteristiche di software. Quindi spero che questo video sia stato interessante, avete potuto avere delle informazioni riguardanti il software, come funziona, il settore in cui lavora, che è quello della sanità. E spero ovviamente di potervi rivedere presto.